Allora, iniziamo pure. Noi ci dobbiamo riallacciare a ciò che avevamo fatto ieri, no? Quando avevamo scritto il primo semplice programmino che era in grado di leggere e stampare a video il contenuto di un file, dove però avevamo notato, diciamo così, che sull'esecuzione del programma c'era una piccola anomalia che adesso cerchiamo di capire e risolvere, così impareremo a farlo in modo generale. Rileggiamo solo velocemente, tanto per rinfrescarci la memoria, cosa abbiamo fatto. Abbiamo definito una variabile di tipo carattere. Con questa variabile ci servirà per leggere il contenuto del file una riga alla volta. File che ovviamente come prima operazione va aperto. In questo caso avevamo deciso che il file si chiamava prova.txt e risiedeva nella stessa cartella dove c'è il progetto. Abbiamo verificato, dopo aver tentato di aprire il file, che questo fosse stato aperto correttamente, no? In caso contrario la fopen mi avrebbe restituito un valore null per indicare che il file non era possibile aprirlo correttamente. E poi c'era la parte di programma che effettivamente leggeva. Allora noi facciamo, ripetiamo, no? Due operazioni che sono quelle di acquisire fgets una riga intera dal file f e memorizzarlo nella stringa riga. Quindi ad ogni iterazione prendo una riga nuova, no? Un accesso, il file lo leggiamo con accesso sequenziale. Significa che la prima volta che chiamo fgets mi restituirà la prima riga, la seconda volta che la chiamo mi restituirà la riga successiva a quella precedente e così via. Non posso mai tornare indietro, devo sempre andare avanti e ogni volta che chiamo quella funzione mi darà una riga nuova che è sempre la riga successiva. E questa riga che ho appena letto la stampo immediatamente. Ok? Questo viene ripetuto fino a quando? Beh, fino a quando il file f non, not, l'operatore punto esclamativo e not, non è nella condizione di end of file, FOF. Finché non c'è l'end of file sul file F, ripeti queste cose. Ma questo è stato il nostro primo tentativo. Adesso, facendolo funzionare, ci accorgeremo di due cose che non ci piacciono. Allora, lo facciamo funzionare. Funzionare con questo file prova.txt, che è un file di 3 righe, questo è un file di testo che usiamo come prova per il nostro programma, e se io compilo ed eseguo il programma, verificando che, ok, non ci sono errori, c'è eco oggi, eseguo il programma, cosa succede? Che il programma stampa: ho letto due punti, questo è un file di testo, ho letto che usiamo come prova per il nostro programma e poi ripete una seconda volta per il nostro programma. Questa è la prima anomalia, la più grave, no? Che mi stampa due volte l'ultima riga. Adesso capiamo perché. Ha a che fare con il modo di funzionare della condizione di end of file, no? L'altra anomalia, più leggera, più lieve, che non si nota quasi, è perché queste righe sono spaziate, perché sono separate. Sembra che vada a capo due volte, e in effetti va a capo due volte. Va a capo dopo testo e poi subito dopo ancora a capo e lascia questa riga vuota. Va a capo due volte perché? Perché, per come ho stampato il messaggio, printf ho letto per 100s barra n, qui c'è un carattere di a capo, quindi va a capo una volta, ma dentro la stringa riga, a sua volta c'è già come ultimo carattere della stringa il carattere di a capo che era presente sul file, che era presente nel file. Quindi riga contiene già il barra n. Allora, quando stampiamo, sappiamo che quando stampiamo questa riga con %s, questo barra n viene aggiunto, cioè fa parte della stringa, quindi viene stampato, viene usato. Se non ci piace, beh, o non stampiamo la barra n successivo,
oppure lo cancelliamo dalla stringa. No? Come si fa? Vabbè, non mettere barra n sarebbe la soluzione più semplice, quindi prendiamo la più complicata, cancelliamo il barra n finale dalla riga. Come si fa a cancellarlo? Vabbè, vuol dire che dove c'era il barra n ci metto il terminatore nullo. No? E dov'era il termine, dov'era la barra n? Era nell'ultimo carattere, quindi basta dire una cosa del tipo riga, quale carattere? strlen di riga meno 1 uguale 0. In string len di riga meno 1 deve esserci il barra n. L'abbiamo visto che c'è perché ce lo stampa. String length sono 20 caratteri, se la riga è da 20, nella posizione 19 c'è il 20° carattere, c'è il barra n. String length meno 1. E dove c'è il barra n ci metto il terminatore nullo. Quindi il resto del programma crede, capisce che la stringa finisca la posizione prima. Quindi, in modo, se vogliamo, molto brutale di accorciare di un carattere una stringa. Troncarla a un certo punto, da qui in poi non guardare più perché ti metto il terminatore e non guardi più. In questo caso lo blocchiamo all'ultimo carattere. Quindi se può far comodo, il ragionamento per farlo è questo. Vabbè, in questo caso abbiamo risolto una delle due anomalie, perché adesso non viene più stampata questa antiestetica riga vuota. Poi sull'estetica di questo c'è molto da dire, ma è rimasto il problema serio. Perché mai lui mi stampa una riga in più? E tra l'altro l'ultima riga me la stampa due volte. Questo ha a che vedere col funzionamento della funzione fgetS e combinato la funzione endofFile. Che cos'è l'endofFile? L'endofFile legato a un file qualunque in lettura è una condizione, un flag, diciamo, internamente alle strutture, diciamo così, che gestiscono i file, la libreria si tiene traccia della posizione corrente all'interno del file e si tiene traccia del fatto che sia già stata raggiunta o meno la fine del file. Quindi quando un'operazione di accesso al file, ai contenuti del file, raggiunge la fine del file, allora allo stream F viene associata la condizione, il flag end of file. Questo vuol dire che l'end of file, la funzione FOF, diventa vera solo dopo che ho tentato di leggere oltre la fine del file. No? Se la fine del file è andare a sbattere contro il muro, la condizione diventa vera non un attimo prima di sbatterci quando ci sono a fronte, ma dopo che ci ho già sbattuto, mi dice, beh, sappi che sei andato a sbattere, no? Ricordatelo. Infatti se andiamo a leggere ciò che dice, ad esempio, il manuale sulla funzione fgetS, ho trovato un sito che è un pochino più completo rispetto al manuale che siamo riusciti a integrare nel code blocks, dove tante funzioni sono descritte in modo molto sommario. No? Ci tengo ogni tanto a leggere insieme a voi le specifiche, perché no, dobbiamo anche imparare poi a leggere, non solamente avere, diciamo così, la ricetta pronta sul si fa in questo modo, ma andarsi a capire, soprattutto in futuro quando userete funzioni mai sentite, andare a capirle dalla documentazione. Allora, fgetS legge i caratteri dallo stream indicato, che è il terzo parametro, e li memorizza come una stringa in C all'interno di str, finché al massimo sono stati letti numero 1 caratteri. Allora dice, attenzione che io leggo fino a quando capita una di queste tre condizioni. O ho letto numero 1 caratteri, oppure ho letto new line, oppure ho raggiunto l'end of file, whichever comes first. Cioè la prima delle tre condizioni che si verifica ferma la lettura, quindi si ferma quando ho letto abbastanza caratteri, o quando ho letto l'end of line, no? Il barra n, o quando ho raggiunto l'end of file.
Vabbè, poi dice che il new line è considerato un carattere valido e quindi è incluso nella stringa copiata, e alla fine aggiunge il terminatore nullo, come è giusto che sia. Questa è la cosa facile, poi racconta i parametri. Leggiamo però la parte sul valore di ritorno, perché è quella che ci fa capire come si comporta l'FGTS sull'end of file e quindi come dobbiamo comportarci noi per usarla. Lui dice on success, quindi se tutto è andato bene, la funzione ritorna lo stesso parametro str, cioè ritorna un valore inutile. Io le ho passato un puntatore str che punta alla stringa, il valore di ritorno, che è un char asterisco, è la copia dello stesso puntatore. Quindi non mi serve a niente, è già un valore che avevo, te l'ho già passato io. Quindi è un valore tanto per ritornare qualcosa. Se l'end of file viene incontrato e non è stato letto nessun carattere, e questa è la parte complicata, che ci complica la vita, allora i contenuti di str rimangono non invariati e viene ritornato, anziché una copia di str, viene ritornato un null pointer, un puntatore nullo. Allora dice, quando è che ti ritorna un puntatore nullo? Non quando leggendo la stringa trovo l'end of file, ma quando trovo l'end of file non avendo potuto leggere nessun carattere. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io ho una stringa e poi finisce il file, quando lui legge quella stringa, la legge normalmente, poi arriva l'end of file, si ferma, ma per lui è una lettura normale, valida. Ha già incontrato l'end of file, ma non ti dice ancora che il file è nella condizione finale. All'iterazione successiva, quando provo a rileggere, e ormai ha già letto tutto ciò che c'era da leggere, l'unica cosa che si trova è il MUR, l'end of file. Allora a questo punto dice, guarda, ho trovato l'end of file e non ho trovato nessun carattere da leggere, allora te lo segnalo. Te lo segnalo come? Beh, te lo segnalo rendendo vera la condizione di end of file e ritornando io stesso un valore null. Quindi il problema è che la funzione fgets mette a vero, no, l'indicatore di end of file solamente quando ha già fatto una lettura, tra virgolette, sbagliata, no? Fuori dal file. Quindi cosa succede? Guardiamo il nostro codice. Legge una riga, la stampa e controlla l'end of file. Se questa è l'ultima riga, la legge, la stampa, ma l'ultima riga è ancora una riga in cui lui ha letto dei caratteri. Se ha letto dei caratteri, allora l'end of file è ancora falso. Quindi tornerò su e troverò la condizione end of file falsa. E quindi rientro nel ciclo per provare a leggere oltre l'ultima riga. E in questo caso non ci riuscirò. Questa è fgets, chiamata la prima volta dopo l'ultima riga, quindi il nostro file di 3 righe, la quarta volta che la chiamo, trova già l'end of file, non trova nessun carattere da leggere e quindi setta a vero l'indicatore di fine file. Infatti, quando tornerò su, alla prossima iterazione, troverò l'end of file vero e quindi esco dal ciclo. Il problema è che dopo che ho letto la stringa e prima di tornare su a testare l'end of file, ho stampato un'altra volta il contenuto della variabile riga. Contenuto della variabile riga che, tra l'altro, non è cambiato rispetto alla volta precedente, perché me lo dice proprio il manuale, mi dice che se trovi l'end of file senza leggere caratteri, il contenuto di str, che è la nostra riga, rimane invariato. Allora, questo lo dobbiamo andare a intercettare, dicendo, vabbè, facciamo queste due istruzioni solamente se la fgets non è arrivata all'end of file. Questo lo posso fare, ad esempio, in vari modi, no? Più, se vogliamo, ingenuo potrebbe essere questo. Non è sbagliato, però ne vedremo tra un attimo uno molto più compatto. Dice, vabbè, io provo a leggere. Se ho letto qualcosa, no, seguo la lettera del manuale, mi dice, se ho letto qualcosa, allora c'è qualcosa da fare, altrimenti l'end of file è vero e allora non c'è nulla da fare, non devo stampare queste cose. Quindi dopo che ho letto mi chiedo
Purtroppo l'end of file diventa vero solo dopo che ho provato a leggere, non quando sto per leggere. Quindi fatto così non dovrebbe più verificarsi nessun problema. Perché effettivamente la fgts viene fatta 4 volte su un file di 3 righe, le prime 3 per leggere le 3 righe, la quarta per accorgersi che non ce n'è più. Ma la quarta volta, avendo condizionato la stampa al fatto che l'indicatore di fine file non fosse ancora vero, ho evitato di far danni o di elaborare in modo non corretto un dato che non c'era più. E questo è un modo. Ci sono n altri modi, basta scambiare tra di loro il printf con fgts, usare il do while. L'importante è ricordarsi che l'ultima volta che chiamo fgts non restituisce nessun dato valido, quindi devo evitare di andare avanti. Questo è uno dei tanti modi. Ma c'è anche un altro modo che si usa molto di più, che è quello di sfruttare non tanto la funzione end of file, che è comoda perché la posso richiamare tante volte, quindi in questo caso la richiamo sia alla riga 29 che poi dopo alla 25 quando torna su a iterare. Ma usare direttamente il valore di ritorno dell'fgts. Il testo mi dice che l'fgts ritorna un puntatore a caratteri. Un puntatore a caratteri, chiamiamolo p, per ricordarmi che è un puntatore, che definisco sopra ovviamente. Adesso qui faccio una rapidissima incursione nel mondo dei puntatori, ma poi lo tolgo subito. E quindi posso, questo P che cosa vale? Può valere solo due cose, a seconda se è vero quel che c'è scritto sul manuale della funzione fgts. Può valere P uguale riga, cioè esattamente lo stesso indirizzo di riga, oppure P uguale null. Null quando ho incontrato l'end of file, la stessa condizione di prima. Quindi questa stessa istruzione si può anche scrivere come if p è diverso da null. È assolutamente equivalente. Io so che quando incontro l'end of file, la funzione fgts fa due cose, setta l'indicatore di fine file e restituisce null. Io posso testare l'una oppure l'altra condizione. È indifferente. Ok? Ci crediamo o volete provarlo? Ci crediamo. Il valore di P non mi serve niente quando è diverso da null, perché non mi dice nulla, mi dice solamente il valore di riga che sapevo già, ma quando è uguale a null mi dice che ho trovato l'end of file. Poi posso fare un passo ulteriore. E qua è quando il linguaggio C diventa contorto. Questa fgts è una funzione che restituisce un valore. Questo valore l'ho preso, l'ho parcheggiato in P e subito dopo P l'ho confrontata con null. Fatemi mettere un commento per non confonderci, questa non c'entra più. Ma potrei benissimo, anziché prendere il valore di ritorno dell'fgts, parcheggiarlo in una variabile e poi usare questa variabile, direttamente scrivere qua sotto if fgets è diverso da null, no? Tanto il valore di ritorno viene usato nel confronto. Questa è una porcata, ma si usa tanto. Perché è una porcata? Ma perché sto usando una funzione fgets come se fosse la radice quadrata. In realtà questa funzione, oltre a ritornare un valore, che lo fa sì, ma soprattutto fa tutto un altro lavoro, che è quello di leggere da un file, far avanzare il puntatore del file e travasare dei valori all'interno di una variabile. Quindi il vero lavoro di questa funzione è nei parametri by reference, non è nel valore di ritorno. Quindi in realtà sembra un'innocua if, controlliamo se una certa cosa è vera. In realtà per controllare se quella cosa è vera faccio un mare di lavoro in più. Come si dice, quella funzione ha degli effetti collaterali, cioè dopo che l'ho chiamata le variabili non sono più le stesse di prima, perché ha fatto qualcosa. Però è comodo, perché evita di andare a definire quella variabile p, tutto sommato inutile, stupida e fastidiosa.
E quindi lo si scrive in modo più breve, condensato in questo modo. Ma poi se ci ragiono ancora un attimo, andiamo a vedere la condizione dell'if e la condizione del while. Beh, quelle due condizioni a me sembra che diventino vere e false nello stesso tempo. Cioè, quando una è vera lo è anche l'altra, quando una è falsa lo è anche l'altra, perché ce lo diceva le fake test, quando ritorno null è quando sono in condizione di fine file, quindi ti setto l'indicazione di fine file. Allora, avere un ciclo while che ha come corpo un if sulla stessa identica condizione del while rende quell'if inutile. Non faccio nessun altro oltre a quell'if. Per cui se la condizione era falsa non c'entro neppure nel ciclo, se la condizione è vera è ovvio che quell'if lo trovo vero. Allora quell'if non serve più a niente. E infatti il gioco che si fa è questo. Questo è un idioma molto usato, no? Un pattern molto usato. Le prime volte che uno lo vede dice: ma perché ti devi complicare la vita così? Ma poi è talmente comodo che lo si usa sempre. Allora, cosa fa? Arrivo qui col file appena aperto, ok? Sono all'inizio. E il while deve valutare la propria condizione. La propria condizione è un confronto tra un null e il valore di ritorno di una funzione. Allora, il while, per poter sapere se entrare o no nel ciclo, deve chiamare la funzione per sapere se ritorna un valore null oppure diverso da null. Nel chiamare la funzione, come effetto collaterale, legge la prima riga del file e la memorizza in riga. Poi, sulla prima riga, la fktest ritornerà un puntatore diverso da null e quindi entro dentro il ciclo, dove la variabile riga adesso ha il valore della prima riga, appunto. E quindi lo posso stampare, con tutte le avvertenze sul barra n finale che abbiamo visto prima. Ho letto la prima riga. Fine ciclo, torno su. Torno su, faccio la stessa operazione. Leggi la seconda riga, prova a leggerla. Se c'è, entra nel ciclo e stampala. Torna su, prova a leggere la terza riga, lo metti nella variabile riga, se c'è entra nel ciclo e stampala. Alla quarta volta, nel nostro caso che il file aveva tre righe, quando prova per la quarta volta a valutare questa condizione, l'fgts, trovandosi alla fine del file, ritorna null. Ritornando null non viene più, esco dal ciclo while, non viene più eseguito il corpo, quindi non serve un if separato per dire guarda l'ultima volta non devi più farlo. Ma per questo che è comodo, che in una riga sola faccio il ciclo, il controllo dell'end of file e la lettura. È chiaro che per convincersi che funziona bene, uno deve averci, la prima volta deve averci pensato parecchio. Ma poi è questo. Quindi, questo funziona pulito, non fa nessuna iterazione in più, è molto anche semplice e lineare. Una volta capita la stranezza dell'fgts, che in realtà poi stranezza non è, nel senso che l'hanno pensata così proprio per poter scrivere questo codice. Quindi non è che ritorna null, non è che non poteva ritornare null una volta prima, però poiché funziona in questo modo ti permette di scrivere il codice così, che è molto più diretto e compatto. Quindi impareremo che ogni volta che devo leggere un file a botte di una riga per volta, l'idioma da usare, lo schema da usare sarà questo, while fgts è diverso da null. E ogni volta che viene eseguito il corpo di questo ciclo while, nella variabile, che in questo caso ho chiamato riga, si troverà una riga successiva dello stesso file. E se volessimo farci altro con questa con questo file, noi l'abbiamo letto e stampato. Immaginiamo di voler invece
sempre per complicare l'esercizio gradualmente e aggiungere elementi, immaginiamo invece di voler creare un nuovo file che è uguale alla copia del primo, ma tutto in maiuscolo, per fare qualcosa di semplice. Quindi finora abbiamo letto un file che si chiama prova.txt, una riga alla volta l'abbiamo stampato video. Adesso vorremmo creare un nuovo file, che con fantasia chiamerei prova2.txt, nel quale andare a scrivere una copia del file prova, ma convertito in maiuscolo, dicevamo. Tutte le lettere convertite in maiuscolo. Allora, come posso fare? Beh, io ho già subito due scelte di fronte. Una prima scelta, lasciamo perdere le istruzioni per scrivere, ci arrivo, ma proprio come organizzazione del codice. Io posso pensare di leggere una riga dal primo file, convertirla in maiuscolo, stamparla nel secondo file e poi iterare. Un'altra riga, converto in maiuscolo, scrivo. Un'altra riga, converto in maiuscolo, scrivo e così via. In questo caso alla fine del primo file avrò già il secondo fatto, pronto, e avrò nel frattempo dimenticato, nel senso che non mi ricordo da nessuna parte nel mio programma il contenuto del file stesso. L'altra alternativa, radicalmente opposta, è prendo il primo file, lo leggo tutto e copio, ricopio il contenuto del file all'interno di una struttura dati che tipicamente sarà un vettore di stringhe. Quindi queste varie stringhe che leggo, anziché prenderle, stamparle o elaborarle, le parcheggio semplicemente in un vettore. Poi chiudo, finisco la lettura del file, poi prendo il vettore, lo vado a rianalizzare, lo converto, lo metto tutto in maiuscolo. E questo lo faccio sul vettore che contiene tutti i dati del file. E poi, terzo passaggio, prendo questo vettore e lo scrivo su un file nuovo. Ok, nel primo caso sto elaborando i dati al volo. Man mano che li leggo, li elaboro, li uso e poi li dimentico. Nel secondo caso sto leggendo tutti i dati in memoria, elaboro in memoria e poi salvo il risultato. Quando è meglio lavorare in un modo, quando è meglio lavorare in un altro, dipende fortemente dal problema che dobbiamo risolvere. In questo caso è molto più comodo lavorare nel primo caso. Leggo una riga, converto e stampo, tanto non mi serve più dopo. Se però dovessi farci delle operazioni più complesse in cui magari ho bisogno di confrontare una riga con quella precedente o altre cose, sono obbligato ad averle tutte in memoria. E quindi diventa più semplice, leggo tutto, poi lavoro in memoria con calma, con comodo, ho tutti i miei vettori, posso fare tutte le iterazioni che voglio e poi salvo il risultato. Il problema di farlo al volo, diciamo così, mentre leggo e elaboro, è che ho un'occasione sola, lo posso leggere una volta sola, perché è sequenziale, non posso tornare indietro, non posso vedere la riga dopo o la riga prima. Posso solo lavorare sulla riga corrente. Attenzione però che il secondo modo, che se vogliamo è più comodo dal punto di vista algoritmico, carico in memoria e poi ci penso, è possibile, il secondo modo, solamente se io so a priori qual è il numero massimo di righe del file, perché altrimenti non saprò dimensionare i vettori. Quindi a volte negli esercizi d'esame trovate una frasetta in cui dice la lunghezza del file non è nota a priori, e questa è un'indicazione molto forte per dire non leggete tutto in memoria ma risolvetelo lavorando al volo. Se invece non c'è nessuna indicazione o addirittura si capisce dal testo, si può dedurre qual è il numero massimo di elementi, allora è vostra la scelta. Se carico tutto in memoria su vettori che siano grandi quanto il numero massimo di elementi oppure lavoro al volo. Allora, questo, se vogliamo, ve l'ho raccontato teoricamente, poi nella pratica, facendo esercizi, vedremo sia un modo che l'altro di lavorare. In questo caso, diciamo, per brevità e per semplicità, lavoriamo nel primo modo. Quindi io, oltre che stampare il contenuto del file a schermo, lo voglio anche salvare, convertito in maiuscolo, in un secondo file. Quindi qui dovrò aggiungere converti la riga in maiuscolo
e poi aggiungi la riga al file di uscita, di output, no? Allora, convertire la riga maiuscola in un ciclo di to upper, lo sappiamo fare, adesso lo scrivo. Aggiungere la riga in un file di uscita significa che io devo avere un altro stream, non più F, ma un altro, FU, file di uscita, che è predisposto in scrittura e non in lettura, all'interno del quale potrò fare delle printf, cioè stamparci della roba dentro, o meglio delle F printf, perché sto stampando su file. Allora vuol dire che io sto lavorando con due file aperti contemporaneamente, uno che è aperto in lettura e uno aperto in scrittura. Sono due file diversi su disco, hanno due nomi diversi e sono associati a due stream diversi. Quindi definiamo questo qui, questo F era il file in lettura, in ingresso, e definisco uno stream anche per il file di uscita. E questo file in uscita, ho aperto il file d'ingresso, prima di cominciare a elaborare il file devo aprirli entrambi. Ho aperto F in ingresso, F1 lo apro, prova 2.txt, lo apro in modalità scrittura, quindi W. Aprire un file in modalità W significa che sto dichiarando che voglio scriverci. Se esisteva già un file con quel nome, prova2.txt viene cancellato e ne viene creato uno nuovo. Se non esisteva viene creato e basta. Creato vuoto e pronto perché, affinché io ci scriva dentro. Ovviamente se non dà errori, quindi anche qua dovrò controllare se per caso il file di uscita, lo stream associato al file di uscita non si è potuto aprire, dovrò dire al mio utente impossibile creare il file di uscita. Exit. Se invece non è nullo, vuol dire che è riuscito a crearlo. Poi io cerco sempre di rispettare l'istinto che mi dice che quando apri qualcosa lo devi chiudere, quindi prima di fare altro aggiungo subito l'fclose in fondo, per non dimenticarlo. E a questo punto tra l'fopen e l'fclose ho il file fu aperto in scrittura e si posso scrivere dentro ciò che voglio. Come? Beh, con le istruzioni di stampa all'interno dei file. E quali sono? Beh, ci sarà un fprintf, ci sarà un fputs, ci sarà un fpc. Cioè le stesse identiche funzioni che usiamo sull'input-output a schermo, printf, puts e putchar, esistono in versione con l'f davanti, tranne l'ultima che si chiama pc anziché putchar, no? E funzionano esattamente nello stesso modo. L'fprintf mi permette di, come primo parametro, richiede il nome del file, poi la stringa di formato per %s/n e poi il valore riga. Qui /n lo metto perché l'avevo tolto prima, ricordatevi che l'avevo ucciso alla riga 38 quel /n, quindi quando devo ricreare il file devo riaggiungerlo. Fputs, vabbè, stampa la variabile. In realtà l'fputs si comporta come la puts, che stampa una riga a video, una stringa a video, questa lo stampa aggiungendola, no, a quelle esistenti nel file. La differenza piccola tra puts e fputs è che quella su video aggiunge da solo un carattere di a capo, va a capo da sola. L'fputs non va a capo da sola, quindi devo aggiungere il /n. Quindi se usassi fputs non dovrei togliere il /n alla riga 38.
oppure lo devo aggiungere con un'altra fpc per il barra n. E lì, attenzione, però non basta, perché devo aggiungere anche, com'è il parametro, mi pare che il file sia il secondo parametro, ma non sono sicurissimo, andiamo a verificare. String a stream, sì. C'è un po' una simmetria che nell'fprintf il nome del file, lo stream del file viene come primo parametro, nella putS viene come ultimo parametro. E beh, fpc invece ha un carattere, vediamolo pure qui, ha il primo parametro che è un carattere e il secondo parametro che è lo stream. Devo dire che personalmente l'fprintf mi basta e avanza, perché fa tutto ciò, che deve fare in un modo molto flessibile. Quindi io normalmente, per abitudine, uso sempre fprintf, ma non che le altre non siano. Anche per stampare un'intera riga, cos'è il controllo sul barra n, lo metti, non lo metti, puoi metterci degli altri caratteri in mezzo, ma non... I problemi sono sull'fscanf, che abbiamo detto non useremo mai perché crea solo dei problemi. Quindi questo è su un file, non F, pardon, FU. FU, devo stampare sul file di uscita. Stampare sul file di ingresso non è possibile. Non viene fatto. Il file è aperto in lettura, il file F, quindi non ci posso stampare dentro. Invece un file aperto in uscita, aggiungo le righe. Poi in realtà i dati veri e propri verranno salvati quasi sempre solo alla chiusura, nel senso che per motivi di efficienza, per non dover accedere ogni volta al disco, ogni volta che scrivo una lettera, una parola o poca roba, la libreria C bufferizza le informazioni, cioè quando faccio printf lei se le salva, i suoi vettori, e poi quando questi vettori, questi buffer intermedi sono pieni, li prende e li scrive sul disco tutti insieme. Oppure alla chiusura del file ovviamente scrive ciò che non è ancora stato scritto. Quindi se per caso, mentre eseguite questo programma, questo no perché è velocissimo, ma andate a vedere il file, vedete che spesso rimane di 0 byte fino a quando il programma non finisce, perché con l'fclose effettivamente vengono scritti i contenuti. Ma complessivamente, se non ci sono altri programmi che vanno a vedere quel file in parallelo, non ce ne accorgiamo di questa bufferizzazione. Allora, eseguendo questo programma, cosa succede se non ci sono altri errori? Allora, un po' di roba c'è, tipo string len che manca, perché ho dimenticato di mettere string.h. E questo p che adesso non ci serve più. Ok. Allora, io ho eseguito il programma, si è comportato esattamente come prima, ma se non sbaglio, è comparso adesso alle 15.22 di oggi, prova.txt era di ieri, la data la vedete che è del 21, invece questo è comparso adesso, non l'ho fatto io di nascosto, giuro, l'ha fatto il programma, e contiene, vabbè, non l'abbiamo convertito in maiuscolo per il momento, quindi contiene solamente una copia fedele esatta di prova.txt. Adesso dobbiamo ancora aggiungere al programma le due istruzioni che servono per convertirlo in maiuscolo. Quindi mi serve perlomeno un indice. Wrapper non ce l'ha perché ci vuole ctype.h. Ok. Questa volta prova2.txt, che CodeBlocks ha ricaricato perché si è accorto che è cambiato, contiene la versione maiuscola del programma dato.
Quindi sappiamo leggere o creare tranquillamente dei file. Ok? Allora, questo è un esempio banale, come dicevo, stiamo facendo queste cose una settimana in anticipo, quindi me la prendo un po' con calma. Sul trattamento di un file di testo, il testo libero, non ha nessuna struttura, ci sono delle frasi, l'unica cosa che posso fare è cercare le parole, le maiuscole, gli spazi, i caratteri di punteggiatura, cose di questo genere. Ne approfitto però per fare un altro esercizio diverso per imparare a lavorare anche su file di testo, sempre strutturati, che contengono dati strutturati. Allora, noi vogliamo realizzare, vediamo insieme il testo, si realizzi un programma in C che riceva come primo parametro sulla linea di comando il nome di un file di testo che contiene, come si dice, la disponibilità di un insieme di prodotti in un magazzino. Il file è composto da tante righe, quanti sono i prodotti, prodotti possibili, e su ciascuna riga sono presenti due punti: il nome del prodotto, tra parentesi, una stringa priva di spazi, lunga al massimo 20 caratteri, e la quantità disponibile, un numero intero non negativo. Lo sto riscrivendo a parole, perché poi è così che nascono i problemi. Si assuma che il magazzino possa ospitare al massimo 1000 prodotti diversi. Il programma dovrà stampare, uno, l'elenco dei prodotti con disponibilità nulla, due, il prodotto, il nome del prodotto con la massima disponibilità. Esempio, supponendo che il file di testo contenga adesso, come deve essere fatto questo file di testo? È descritto là, tante righe, una per ogni prodotto, su ogni riga il nome del prodotto e la quantità. Ah, non ho scritto una cosa, virgola, separati da uno spazio. Quindi posso dire che di viti ce ne sono 10, di bulloni li abbiamo finiti, di... cosa posso essere? Chiodi
anche siamo senza, e di dadi ne abbiamo 15. O meglio, non che il file di testo, che un file di testo denominato magazzino.txt contenga questo, allora il programma attivato specificando tale file sulla linea di comando dovrà stampare prodotti esauriti bulloni chiodi prodotto abbondante dadi. Questo esempio che ho riportato, che poi nei temi d'esame troverete quasi sempre, serve sicuramente per chiarire che cosa ci si aspetta. Potrebbe anche non esserci, nel senso che leggendo solamente il testo, anzi vi invito a farlo, c'è scritto tutto ciò che il programma deve fare. Quindi dovremmo già essere in grado di inventarsi un altro esempio senza aver visto quello. No, le specifiche sono queste. Poi sotto un esempio di utilizzo che ci aiuta magari a mettere a punto alcuni dettagli. No? Però in realtà è, formalmente non è necessario. Aiuta molto la comprensione dell'esercizio. Un errore che non dovete fare mai è prendere come specifiche, come requisiti, delle informazioni che ci sono solamente nell'esempio. Cioè qua ci sono 4 prodotti. Allora non è che dovete dire allora il programma lavora su un magazzino di 4 prodotti. Lavora su un magazzino con un numero di prodotti che non sappiamo quant'è, al massimo 1000. Ok? In questo caso i prodotti esauriti sono 2, ma potrebbero essere tutti esauriti, potrebbe anche non essere nessuno esaurito. Quindi fate attenzione a ragionare sempre nel senso generale, poi l'esempio, a volte cerchiamo anche di mettere nell'esempio dei casi particolari, no? Che abbiano delle difficoltà, per aiutarvi a pensare, guarda che c'è anche quella condizione, questo qua è talmente semplice che non si esce neanche. No, quindi è uno spunto per aiutarvi a pensare. Però non è da lì, e non si deve chiamare magazzino.txt il file. Perché il file si chiama come l'utente ha deciso e come l'utente ha specificato come primo parametro sulla linea di comando. Ciò che fa fede è il testo. L'esempio è un esempio, non so come altro dirlo. Allora questo è già simile a un tema d'esame, I temi d'esame sono un pochino più difficili, ma sono scritti così. La prima cosa ovviamente è essere sicuri di saperlo fare noi, di aver capito cosa deve essere calcolato, cosa deve essere risolto. Questo l'esempio ovviamente ci aiuta. E poi possiamo impostare il programma per farlo. Questo programma deve leggere quel file, scandirlo riga per riga e fare sti conti. Poiché ho l'informazione sul numero massimo di prodotti diversi,
sono massimo 1000, posso benissimo pensare di leggere prima l'intero file all'interno di vettori, di strutture dati, e poi fare le elaborazioni, così ce l'ho più comodo, così faccio un pezzo di programma, magari una funzione che calcola i prodotti esauriti, l'altra che calcola il massimo, o cose di questo genere. Così lo facciamo anche diverso rispetto al caso precedente. Ok? Allora, iniziamo a creare un nuovo progetto. Magazzino. Chiudo l'altro progetto che non ci serve più, così non ci confondo. Allora, il programma che risolve questo esercizio lavora acquisendo le informazioni dai parametri sulla linea di comando. Ok? Quindi ripassiamo anche quello. Vuol dire che la funzione main dovrà ricevere i due parametri conteggio degli argomenti e valore degli argomenti, argc e argv, e quali sono i macro passaggi che devo, i blocchi, no? In cui divido il mio programma. Ricevo un primo blocco che controlla gli argomenti sulla linea di comando. Cos'è sta roba? Sulla linea di comando e determina il nome del file. Cioè, sulla linea di comando mi dice qual è il nome del file, lo devo scoprire, controllo che il parametro ci sia, che non ce ne siano troppi, prendo quel nome e lo copio in una stringa. Poi apro il file, con tutto il controllo degli errori che ciò comporta, per poterlo leggere. Poi a questo punto leggi il contenuto del file in opportune variabili barra vettori, e su questo opportune adesso ci ragioniamo come devono essere fatte dei dati in grado di raccogliere il contenuto di quel file lì. Dopodiché, una volta che l'ho letto, posso chiudere il file, perché l'ho letto tutto. Poi posso chiudere il file e quindi passare a determina e stampa i prodotti esauriti e 6 determina e stampa il prodotto abbondante. I punti 5 e 6 non hanno più nulla a che vedere con i file. Semplicemente ho dei vettori in cui devo fare delle ricerche di valori, di massimo, di minimo, massimo o zero. Il punto più difficile è il 3. Tutto, diciamo così, la novità, non la difficoltà, la novità di questo esercizio sta qua. Allora, partiamo da qua, poi il resto lo sistemiamo. Quali sono opportune variabili o vettori in cui memorizzare i dati contenuti nel file? Allora, torniamo al nostro esempio. Come memorizziamo questi dati in modo che siano poi facili da usare per il programma?
Beh, il modo più semplice, più stupido troppo, sarebbe di avere un grande vettore di stringhe. E in ogni stringa va a finire la prima riga, la seconda riga, la terza riga, la quarta riga e così via. Però è molto scomodo, è facile, perché basta che io faccia lo stesso ciclo di lettura, while f get s riga max f diverso da null. E poi string copy dentro vet di della riga. Ogni riga la copio in una posizione diversa del vettore di stringa, come quando leggevo la tastiera. Quindi potrei avere un vettore di 1000, al massimo 1000 stringhe, in cui andare a mettere le 1000, massimo 1000 righe del magazzino. È un po' stupido, perché poi mi complicherei la vita nei punti 5 e 6, perché una volta che ho quelle stringhe, come faccio a sapere quali sono i prodotti esauriti? E ho delle stringhe di testo, come faccio a sapere quelle che hanno uno zero al fondo? Sì, certo che posso, la prendo poi una per una, vado a cercare lo spazio, vado a vedere cosa c'è dopo lo spazio. È scomodo. Sarebbe una lettura del contenuto del file in variabili o vettori, ma non tanto opportuni, non tanto comodi per poterci lavorare. Cosa sarebbe più comodo? Beh, io avrei pensato a un vettore in cui ci metto solamente il nome del prodotto. Un vettore di stringhe che contiene solamente i nomi. E un altro vettore di interi che contiene solamente le quantità. Due vettori che rappresentano, fatemi dire, le colonne del file, anche se di vere colonne non si può parlare, perché sono vari campi sulle righe. Però un primo vettore in cui vado a ricopiare i nomi dei prodotti e il secondo in cui vado a ricopiare le quantità, facendo attenzione di usare gli indici in modo corretto, nel senso che il prodotto che sta nella posizione 3 deve avere una quantità che viene memorizzata anch'essa nella posizione 3, perché altrimenti non so più a che cosa corrispondono. In gergo si chiamano vettori paralleli queste cose, più vettori che ciascuno dei quali raccoglie un aspetto diverso di un certo dato nella stessa posizione di vettori diversi, no? Chiamiamo paralleli proprio perché sono da leggere in parallelo insieme, no? Io me li vedo sempre affiancati questi due vettori, così come se avessi quel file. Allora, questa mi sembra una struttura dati più opportuna per il momento, poi nell'ora successiva vedremo una ancora più opportuna, ma con quello che sappiamo va benissimo questa. Allora, cosa vuol dire? Vuol dire che in pratica le prime variabili che dichiaro qua sono le più importanti, sono quelle su cui si regge il programma. Le strutture dati per memorizzare il contenuto del magazzino non ho scritto il contenuto del file, non me ne frega niente di memorizzare una fotocopia del contenuto del file. Allora, a me il file serve perché contiene le informazioni che riguardano il magazzino. Questo è un programma che lavora su un magazzino, non lavora su un file. Poi vabbè, usa il file per ottenere le informazioni, eh? Quindi non dobbiamo necessariamente essere troppo fedeli a come è fatto il file. Avrò una variabile che mi dice numero di prodotti, il numero di prodotti contenuti nel magazzino, che andrà da 0 a 1000, già che ci sono la inizializzo a 0, e poi avrò due vettori, uno di string, abbiamo detto, e uno di interi. Quello di string lo chiamo prodotti o nome, e l'altro lo chiamo quantità. Adesso devo definire le dimensioni di questi. Allora mi definisco due costanti, che sono una prima costante che è la lunghezza del nome del prodotto, che è 20 caratteri, mi dice il testo che
il nome del prodotto è una stringa priva di spazi lunga al massimo 20 caratteri. Non importa che nell'esempio sia lungo al massimo 7 caratteri, il testo mi dice 20. E il numero massimo di prodotti è 1000. Quindi nel caso del vettore di stringhe avrò 1000 elementi, ciascuno di 20 più 1 caratteri. E nel caso della quantità avrò un vettore di 1000 elementi. Ok? Quindi nel mio file d'esempio troverò che nome di 0 lo vorrò riempire con viti e quantità di 0 lo vorrò riempire con 10. Nome di 1 lo riempio con bulloni, quantità di 1 lo riempio con 0. Nome di 2 chiodi, quantità di 2 0. Nome di 3 dadi, quantità di 3 15. NP uguale 4. Posizioni occupate dalla 0 alla 3, da 0 a NP meno 1. Ah, questo è il risultato che vorrei. Su questo, a questo punto abbiamo, avendo definito queste strutture dati, se ci piacciono, se siamo d'accordo, il programma è tagliato a metà. Fino a qui, fino alla riga 23, ha come missione quella di costruire queste strutture dati, riempirle con dei dati sensati, corretti. Da qui in poi ha come missione quella di elaborare il contenuto che c'è già in quelle strutture dati, ignorando come sono state create, non gli interessa più. Ok? Beh, poi ovviamente serviranno tante altre variabili qua, che via via poi andremo a definire. Ma queste sono quelle importanti. Sono quelle che conservano i dati importanti del programma. Ok, partiamo a questo punto a implementare le varie fasi, no? Molte sono scontate. Controllare gli argomenti sulla linea di comando, e determinare il nome del file. Quindi già mi servirà un'altra variabile di tipo stringa e ovviamente poi un file, uno stream. No, un conto è il nome del file che è una stringa, un conto è lo stream associato al file che ottengo aprendo il file. L'un file ovviamente è una costante che devo definire. Non so, 80 caratteri, una cosa del genere. Quindi controllo gli argomenti sulla linea di comando e, se sono corretti, sottinteso, determina il nome del file, significa controllare se argc innanzitutto vale 1, 2, 2. Il vettore degli argomenti conterrà due valori. Il primo, argv di 0, il nome del programma, c'è sempre. Il secondo, argv di 1, il nome del file, che l'utente deve aver scritto. Giusto? Allora, se RC è diverso da 2, non va bene. Errore, numero di parametri errato. Utilizzo, occorre specificare il nome del file che contiene il magazzino. Exit. Quindi prima mi accerto di avere un parametro sulla linea di comando, e questo me lo dice l'argc, l'argument count, che mi dice hai due valori, il primo è il nome del programma, il secondo è effettivamente il parametro che mi ha passato l'utente.
Dopodiché, come faccio a sapere se questo secondo parametro è un nome valido di file, se l'utente mi ha scritto magazzino.txt, oppure mi ha scritto ciao, che non è il nome di un file? Beh, a priori sia ciao che magazzino.txt sono due stringhe, sono entrambe valide. Da che cosa le distingue l'una dall'altra? Beh, dal fatto che se ci provo con una il file si apre, se ci provo con l'altra no. Quindi l'unico modo, o il modo più semplice per sapere se una determinata stringa è un nome di file valido, è provare ad aprirlo. Potrei aprirlo direttamente così. Beh, magari scrivendolo giusto. Provo ad aprire un file il cui nome è ciò che l'utente aveva scritto nel primo parametro sulla linea di comando. Oppure, se vogliamo fare un passaggio in più, magari all'inizio per chiarezza, prendiamo ArgVD1 e lo copiamo dentro la variabile nome file. E poi effettivamente facciamo l'apertura del file usando la variabile nome file in modalità lettura. È la stessa cosa. Il secondo è un pochino più leggibile, un pochino più esplicito, perché dice: guarda che ArgVD1 a questo punto è il nome del file, quindi me lo copio in una stringa locale mia che chiama nome file, così è chiarissimo che cosa serve. E poi questo serve, no? Lo usiamo come parametro della funzione fopen. Ma se no va bene anche quelli sopra, fanno la stessa cosa. Visto che mi ero sforzato a definire la variabile nome file, lasciamo la seconda come buona, ma sono la stessa cosa. L'fopen sta cercando di aprire un file. Quale file? Quello il cui nome è indicato dal contenuto della stringa nome file. E questo contenuto della stringa nome file da dove arriva? Arriva da ArgVD1. È una copia del contenuto di ArgVD1. E ArgVD1 da dove arriva? Dalla linea di comando dell'utente, da ciò che l'utente ha scritto sulla linea di comando. Ovviamente poi devo controllare se il file è stato aperto correttamente oppure no, che se F, cioè il risultato dell'fopen, è null, vuol dire che l'fopen ha fallito, non è riuscita. Allora dico all'utente: attenzione che è impossibile aprire il file il cui nome tu mi hai specificato, e muoio, altrimenti vado avanti. Pardon, questo qua andava già sotto apri il file. Siamo già andati più avanti, siamo già più avanti di quanto pensassimo. Quindi qui ho determinato il nome del file e qui provo ad aprire il file, magari con l'fopen. E ovviamente aprire il file vuol dire provare ad aprirlo è inscindibile dal controllare se ci sono stati degli errori. Un fopen senza l'if che le fa compagnia è sbagliato. E per simmetria è più forte di me, quando scrivo fopen devo scrivere fclose. Perché se no so che la dimentico. Voi siete più giovani, avete memoria migliore, non ve lo dimenticate, ma io sì. Adesso tutto il lavoro rimane nel punto 3. Poi sì, ci sono anche i punti 5 e 6, ma quelli li vediamo dopo. Sono più facili. Una volta che tutto è nei vettori, diventa solamente più un esercizio sui vettori. Allora, cominciamo a dare una salvata, una compilata. String.h sicuramente lo sto usando. Vabbè, dice variabili non utilizzate, lo credo, non ho ancora cominciato.
Proviamo a eseguirlo, giusto per capire cosa stiamo facendo. Qui questo programma non fa ancora nulla, apre e chiude un file, ma perlomeno verifica che il file esista, eccetera, eccetera. Se io provassi a eseguirlo così, dal code block direttamente, si arrabbia perché mi dice il numero di parametri errato. Perché questo programma ovviamente si aspetta di essere richiamato con un parametro sulla linea di comando. Allora, avevamo imparato la settimana scorsa come aprire una finestra di comando nella cartella che contiene l'eseguibile magazzino.exe e quindi attivare il programma direttamente dalla linea di comando. Quindi magazzino, spazio, senza nulla chiaramente fallisce, ma se provo a indicare il nome di un file, mag.txt, ad esempio, lui cercherà di aprire un file che si chiama mag.txt nella cartella in cui mi trovo, attenzione. Se lancio il programma da CodeBlocks, lui lo lancia nella cartella principale del progetto e quindi i file che devo aprire devono trovarsi nella cartella principale del progetto. Se lavoro su linea di comando sono nella cartella debug e quindi il file di testo eventualmente viene cercato qui dentro, non viene cercato dentro il magazzino che è la cartella di progetto. Basta copiarlo da una parte all'altra, non è niente di grave. In questo caso non mi dà più errore numero di parametri errato perché il parametro c'è, ma mi dice che è impossibile aprire il file mag.txt e ci credo perché non esiste. Ma noi lo possiamo creare al volo prendendo magari lo stesso testo dell'esempio, poi magari lo modifichiamo se ci serve, e lo salviamo magazzino bing debug mag.txt. Quindi adesso in questa cartella ci sta magazzino.exe che è stato compilato e mag.txt che l'ho appena creato. E se io provo a richiamare magazzino, che è il nome del file eseguibile, spazio, nome del file di testo, non stampa nessun errore, che vuol dire che è andato avanti, l'ha aperto e chiuso. Ok? Adesso dobbiamo leggere il contenuto del file. Una riga alla volta. Ad ogni nuova riga andremo a popolare una posizione ulteriore del vettore nomi e del vettore quantità. Quindi il tutto viene racchiuso in un ciclo nel quale ad ogni iterazione leggiamo ed elaboriamo una riga del file. Cioè un ciclo che potrà usare ad esempio lo stesso meccanismo che abbiamo appena visto nel programma precedente. Un ciclo che ad ogni iterazione consumi dal file F una riga successiva, me la parcheggia nella variabile di tipo stringa riga e contemporaneamente controlla che non si sia raggiunto l'end of file. Ovviamente riga e max riga, datemi un secondo, vado su e le definisco. Quindi define max riga. Ma quanto può essere lunga una riga? Il nome del prodotto sono da 20 caratteri, poi c'è uno spazio, poi c'è un numero, diciamo 40 per star larghi. E la variabile riga max riga più 1. Quindi a questo punto ho la stringa di 50 caratteri, 40 caratteri, virgola 40 che è la sua lunghezza massima, e F è il file da cui leggere.
Adesso ad ogni interazione cosa devo fare? Beh, prendere quella riga e separare il nome del prodotto che va messo dentro nome di NP. Uguale prima parte della riga. La quantità la devo estrarre dalla seconda parte della riga e metterla dentro il vettore quantità nella stessa posizione NP. NP l'abbiamo inizializzato a 0, quindi conta le righe che ho già riempito e poi incremento NP. Questo è ciò che devo fare. Come faccio a prendere una stringa, la stringa riga, separarla in due pezzi, il primo del quale è una stringa, il secondo del quale è un intero? Sscanf. Chi altri? Dalla stringa riga, separami per favore una stringa e un intero. La stringa me la metti dentro nome di MNP. Lo capo qua. E l'intero me lo metti dentro quantità di NP, per favore. Ho letto una riga, una stringa lunga che contiene tutta la riga, chiedo all'sscanf, guarda dentro questa riga se trovi una stringa, uno spazio e un intero. Se li trovi, prendi la stringa e metti dentro nome nella posizione np, non c'è la e commerciale perché questo è un vettore, è una stringa, nome è una matrice bidimensionale, nome di np è una riga intera, quindi c'è un puntatore alla riga, non c'è la e commerciale. Quantità di NP invece è un intero, quindi ci vuole la commerciale per dire deposita la quantità all'interno della ennesima, NPesima, no, cella del vettore quantità. Dopodiché questi dati, così mi sto fidando, quello che c'è nel file va a finire nei miei vettori. Magari converrebbe fare un minimo di controllo prima. No, i controlli che devo fare, ad esempio, sono sul fatto che il formato della riga sia corretto e che la quantità sia positiva o nulla. Quindi come faccio a controllare se tutto va bene? Allora, controllo se qualcosa va male, quando? Quando ora sscanf mi dice che non è riuscita a leggere ciò che gli ho richiesto di leggere. Come me lo dice? Me lo dice col suo valore di ritorno, che io ho parcheggiato in R. Se tutto va bene, R vale 2, perché ti ho chiesto, leggi due cose, lei mi dice ne ho lette 2. Se R è diverso da 2, oppure, in questo OR c'è sottinteso, se invece R è uguale a 2, cosa può succedere? Succede che quantità di NP fosse minore di 0, sono unicamente due cose strane che mi saltano all'occhio. Allora non va bene. Allora potrò dire, attenzione, riga errata. Dopodiché se c'è una sola riga errata non è necessario interrompere il programma. Io qui non farei exit. Stampo solo un messaggino dicendo guarda che nel tuo file c'è qualcosa che non va, ma vado avanti. Magari cosa faccio? Ignoro quella riga, non la considero. Decremento di 1 NP. Oppure, come dire, incremento NP solamente se non ci sono problemi. Perché così all'iterazione, se quella riga ha un errore,
alla fine dell'iterazione NP non è stato incrementato, perché lo incremento ma l'ho decrementato, quindi ha lo stesso valore, e la volta successiva leggerò i nuovi dati da nuova riga nelle stesse posizioni precedenti del vettore. Quindi a tutti gli effetti quella riga lì l'ho ignorata, è come se non ci fosse stata, non va a finire nei vettori. Ho riconosciuto che c'era qualcosa che non andava e non l'ho acquisita, ma il programma continua ignorandola. Quindi magari lo chiarifichiamo. Stampiamo sto magazzino solo per essere sicuri di aver fatto la cosa giusta. Non è richiesto dal programma, ma stampiamolo. Così proviamo a verificare il programma. Stampo tante righe, quante sono NP, cioè tutte quelle che c'erano del file, o magari qualcuno di meno, se qualche riga era errata l'ho dovuta ignorare, e su ciascuna riga stampo il nome affiancato dalla quantità. Stampo a video. Allora, compiliamo, così lo proviamo. Compiliamo. Sì, questo magari un commento ci starebbe bene intorno. E poi la variabile i va definita. R anche. Ah, manca un punto e virgola qui. Ok. Per eseguirlo ovviamente devo tornare sulla linea di comando per poter passare il parametro. Magazzino mag.txt e mi ha ricreato a video il contenuto del file. Non ha stampato riga per riga il contenuto del file, l'ha ristampato andando a ripescare i dati dai vettori, quindi l'ha ricostruito. Ok? Allora, su questo vi lascio fare un po' di intervallo e poi lo concludiamo.